tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Nel video di oggi andremo a tagliare i puffy yummy, ovvero questi squishy della Panjoy, e vedremo all'interno cosa c'è. Nel video della settimana scorsa, quando ho pubblicato la reazione a questi squishy, tutti mi avete detto di tagliarli. Se anche voi siete curiosi di vedere cosa c'è all'interno, lasciate un mi piace adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official. Prima di andare al video saluto Nicole, Tafuri e Giulia Adolfi. Come al solito le regole per essere salutati nei miei video le trovate giù in descrizione. Allora, per chi si fosse perso la reazione a questi squishy, praticamente si tratta di squishy slash pedine per un gioco da tavola. Infatti vengono venduti in queste bustine al prezzo di 3,50 euro. In ogni bustina troverete uno squishy, vedete sono fatti così, adesso ve li faccio vedere anche tutti comunque. In ogni bustina quindi troverete uno squishy e poi un pezzo di tabellone e delle carte gioco. Ovviamente acquistando una bustina avrete in omaggio il magazine, non dimenticate di richiederlo al vostro edicolante perché questo contiene tantissimi fumetti super super divertenti. Allora, quando io ho aperto tutta la box ho trovato due doppioni, ovvero crostatina, perché questi squishy hanno dei nomi super pazzerelli, che è questa crostata con penso marmellata di lamponi e questi occhietti super strani, e cupcake, che invece è questo muffin super super adorabile. Qui ho i doppioni e questi li andremo a conservare. Ovviamente taglieremo questo qui, crostatina, che all'interno sembra che abbia del liquido, mentre cupcake all'interno sembra quasi che abbia della schiuma o dello slime molto molto denso. Voglio riuscire a farvelo vedere, eccolo qui, lo riuscite a vedere attraverso stesso la ball, ovvero la bollicina che si è formata, vedete? Si vede la schiuma, quindi voglio assolutamente vedere di cosa si tratta. Però se volete sapere che altri tipi di squishy potete trovare, abbiamo il mio preferito che è Donutello, questo è bellissimo e non lo taglierei mai, Mr. Chips, che è super super inquietante ed è anche piccinissimo, Gelatino, che in realtà non mi piace per nulla e penso che quasi quasi in questo video lo andiamo a tagliare perché è bruttissimo e non mi piace per niente, mi infastidisce come squishy, quindi lo taglieremo, Club Rob, che è questo sandwich super super strano, quasi mostruoso, Brian Flan, che è questo cuor caldo alla vaniglia, Hot Dog, che è un hot dog, ok, è il nome più semplice tra tutti, il mio secondo preferito, o il mio primo preferito, vabbè, tra i preferiti non c'è un primo, un secondo, un altro mio preferito, che è Nello Girello, è gigantesco e questo mi piace un sacco, ci sto giocando da giorni e ho sempre però il terrore che possa esplodere. Questo sembra che abbia sempre qualcosa di liquidoso dentro, quindi secondo me se esplode succede un casino. Poi abbiamo Rosa Cremosa, è un'altra torta, è bellissima e qui fa questa bolla super strana, ti prego non esplodere. Poi abbiamo Nino Panino e gli ultimi due che abbiamo, un altro mio preferito, Sushi San, e Manzo Ganzo, che è questo panino fantastico. Dalla collezione me ne mancano due, mi mancano Carletto il Cornetto e Rino Tortino, che erano i due che volevo assolutamente, invece non li ho trovati. E dalla mia collezione da oggi mancherà anche il gelato, ma questo gelato è bruttissimo. Allora, mettiamo da parte la nostra box. Adesso apriamo i sondaggi. Ditemi un po' nei commenti, secondo voi all'interno di questi cosa c'è? Slime, acqua o altro? Rispondete al sondaggio. Prendiamo questa ciotola, che è molto grande e non ho più quella trasparente perché mi è caduta e si è rotta perché era in vetro, devo assolutamente tornare da Ikea a riacquistarla, ma questa è una sempre di Ikea, è una rotola gigante. Prendiamo il primo che prendiamo, prendiamo proprio il gelato. Allora, come lo taglio? Tagliandolo semplicemente così o premendolo un po'? Allora, questo all'interno, ah non l'ho detto, ma questi ovviamente sono tutti fast rising, si vede anche dal video, e per quanto riguarda l'odore, l'odore è sparito completamente. Allora, questo all'interno sembra avere la schiuma o la spugna, boh, proviamo a fare così. Allora, ci siamo, 1, 2. Non si è rotto, però si è tolta un po' di vernice. Terzo tentativo, quarto tentativo, quinto tentativo. La gente non si taglia. Ok, riproviamoci. Di cattiveria. No! È volato via! Ovunque, uffi!
E vabbè, come al solito. Allora, il nostro squishy si è sgonfiato un sacco. Adesso è ancora più inquietante. Andiamo ad annusare questa roba. Ok, ha un odore terribile, gente, un odore terribile. Questa schiuma è anche molto molto farinosa, strana, e mi sta venendo quasi da vomitare, quindi ragazzi non fatelo, non provate a farlo a casa. Adesso andiamo a vedere la crostatina. 1, 2. Di cattiveria. Oh. Anche questo ha un odore disgustoso. E ok, mamma mia, che cosa strana. È proprio una spugna, vedete? Si tratta proprio, guardate com'è compatto questo. È proprio una spugna. Che puzza da morire. Vi giuro, è davvero disgustoso. Però adesso la nostra crostatina è super super strana. Uffi, povera povera crostatina. E adesso andiamo a Capo Cake. Allora, signor capo, vorrei provare a fare così. Se taglio questa parte qui. Ok, piano piano, vedete, non esplode niente se facciamo piano piano. Tagliamo la punta. Ok, wow. Cioè, guardate, è proprio una crema. Super super farinosa, vedete? Mamma mia, che strano, stranissimo. Proviamo a girare al contrario il nostro squishy. Ok, all'interno è tutto arancione, abbiamo sempre questa spugna, strana strana. Poi qui abbiamo la chiusura del nostro squishy. Mamma mia, che cosa disgustosa, cioè al tatto sembra proprio una ricotta strana, stranissima. Cioè guardate qui. Duh. Inizialmente volevo provare a fare uno slime con questa roba, ma dato che l'odore è così tremendo non ci provo neanche. Mamma mia, incredibile. Sono i primi squishy, no, i secondi squishy, perché i primi che ho tagliato e avevano della roba strana dentro che puzzava sono state, mi sembra, gli squishy uova di drago. Quelle furono terribili. Questi superano addirittura quegli squishy. Vado a lavare prima un attimo le mani, dai, facciamo così, lavo le mani e torno subito. Buttiamo tutta questa roba, torno subito per le cose finali. Allora, eccomi qui. Allora, con acqua e sapone è andato via tutto senza problemi. Non ho nemmeno l'odore sulle mani. Allora, dicevo, questi squishy sono bellissimi, cioè sono degli squishy stupendi, ben fatti e anche di plastica molto spessa, di gomma molto spessa, cioè avete visto, ho fatto un po' di fatica a tagliarle, quindi secondo me questi esplodono difficilmente. Però l'interno è terribile, non c'erano avvertenze su cui c'era scritto che non bisognava tagliare gli squishy o rompere gli squishy, mentre mi sembra negli squishy uova di drago, lì sì, c'era scritto non tagliare lo squishy, non rompere la pallina. Quindi lì un po' ce l'andammo a cercare il fatto che quell'acqua puzzava terribilmente. Invece qui non c'è scritto niente. O sto dicendo una stupidaggine? No, non ci sono avvertenze. Quindi è una cosa super super strana. Allora, in alcuni quella schiuma stranissima giallastra si è sciolta e quindi era praticamente acqua, tipo come all'interno della crostatina e del gelato. Mentre in altri è proprio schiuma, cioè una schiuma compatta, duretta, cioè è la prima volta che vedo degli squishy così. Fatemi sapere un po' nei commenti, avete mai acquistato squishy che all'interno avevano questa sostanza strana? O qual è stata la sostanza più strana che avete trovato in uno squishy? Fatemelo sapere giù nei commenti. Lasciatemi piace se volete altri video del genere. Per iscrivervi al canale cliccate qui sul flan, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate sul nutello, che è bellissimo, è morbidissimo. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!